Buongiorno a tutti, bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Visto che tutti ne parlano e io non sono un bambino speciale, lo faccio anche io. Parliamo dello scandalo EA e del gioco fatto in 18 mesi. Oh! Cercherò di essere schietto e breve, ma prima vediamo un attimo cosa realmente è successo, perché come sempre è facile fare degli articoli da clickbait che tanto la gente è scema e ci abbocca come carpe in una cava minuscola. Qualche giorno fa è uscito un articolo interessantissimo dove un giornalista, ripeto, un giornalista, non un programmatore, ha svelato alcuni retroscena del titolo di Anthem. La prima cosa svelata è che alle 3 il video in questione mandato da BioWare per presentare il titolo era un fake fatto ad hoc per l'occasione. L'articolo poi prosegue facendo intuire che, sebbene BioWare e EA stessero lavorando ad Anthem da circa 6-7 anni, il titolo in sé sia stato concretizzato solo negli ultimi 18 mesi, cioè nell'ultimo anno e mezzo di vita, perché sia BioWare sia EA non sapevano bene che direzione prendere per portare il titolo sugli scaffali e che EA ha spinto BioWare a far uscire il titolo prematuramente. Tralasciando le accuse poi del giornalista alle amministrazioni e all'amministrazione BioWare, accusando che quest'ultima ha un ambiente stressante e poco collaborativo con i suoi dipendenti, e tutto ciò che ne consegue, questo è ciò che realmente è stato detto da Kotaku, ripeto, giornalista, non programmatore. L'articolo vi ricorda inoltre che è stato scritto facendo uso di ben 19 fonti non ben dichiarate e ovviamente anonime. Quindi possono tranquillamente essere tutte false, o magari tutte vere. Noi non lo possiamo sapere. Ora facciamo una piccola analisi e soprattutto vediamo ciò che le varie testate giornalistiche hanno scritto. Prima di tutto il video di presentazione delle tre. Seriamente, nel 2019 ancora credete, massa di decelebrati, che i filmati di gameplay presentati alle tre siano reali e non costruiti ad hoc per l'occasione? Cioè, è una cosa che sanno anche i bambini. Normalmente per quelle fiere si creano prodotti, demo, video appositi, ultra pompati per di più, di tutti i giochi in uscita, immediati o meno, perché è pubblicità. È come andare al Mac e pretendere che quello che si vede in televisione come un panino spettacolare altro 10 cm perfetto ci arrivi nel piatto, e ogni volta che non accade si cade dal piedistallo e si addita a McDonald's che sta facendo pubblicità sbagliata. È ingannevole. Ma va? Cioè, alle 3 è sempre successa questa cosa. È successa con The Division, succederà plausibilmente con Cyberpunk, è successa con qualsiasi titolo presentato alle 3. Sono pompati proprio per l'occasione e le demo sono costruite ad hoc, anche quelle che normalmente si giocano durante la fiera. Passiamo alla parte più divertente. Quasi tutte le testate giornalistiche e gli youtuber hanno riportato questo articolo in questo modo. BioWare ha prodotto questo titolo in 18 mesi. Ne ho lette alcune che scrivono pure che BioWare lo ha prodotto in 6 mesi. Ma vabbè. Ovviamente articoli pieni di risentimento e odio nei confronti di BioWare, scrivendo le peggio stronzate dietro. L'articolo principale in realtà non dice proprio ciò. Dice che solo negli ultimi 18 mesi BioWare ha concretizzato il lavoro di anni. Ma anche volendo ben vedere, se una casa produttrice, qualsiasi, mi crea un qualsiasi gioco in 18 mesi come Anthem, porco mondo, vorrei bestemmiare ma non posso, dategli tutti i soldi di sto cazzo di mondo. Sul serio, sono dei geni, perché ragazzi, anche fosse la realtà, e non lo è, Anthem non fa schifo come gioco, non è Fallout 76. Anche se ogni volta che fa una micro patch di update arriva lo shitstorm degli idioti, è un gioco solido. Sì, certo, è un gioco giovane, incompleto per quanto riguarda i contenuti. Plausibilmente doveva uscire a novembre per essere un gioco fatto e finito. Ma non mi venite a dire che è un gioco brutto, ingiocabile, con una grafica di merda, perché vi vengo a prendere a casa e vi tiro talmente tante testate in faccia che o morite o cambiate idea. Ma quindi, perché ho fatto sto video? Beh, semplice, prima di tutto per sfogarmi di tutti questi articoli costretto a leggermi dai social e dai vari ed eventuali testate giornalistiche che hanno scritto solo ed esclusivamente stronzate, per ricevere dei semplici click. Io per fortuna non ne ho bisogno,
e in secondo luogo per informarvi sui fatti reali, per dirvi sveglia, svegliatevi dal vostro torpore cerebrale, informatevi su ciò che accade nella realtà, non andate dietro alla massa solo perché fa figo. Ma soprattutto, se dovete criticare Anthem, fatelo sui canali ufficiali, con dei post seri, con magari pure delle soluzioni costruttive, e non nei social o nei commenti dei video dove nessuno, ripeto, nessuno di importante della BioWare vi darà mai retta. E alla vostra cacca lanciata contro il muro o contro di loro cadrà miseramente al suolo, producendo solo una gran puzza. E fine lì. Bene, con questo è tutto, e per oggi abbiamo concluso. GG a tutti quanti.